Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che siamo entrati di prepotenza negli uffici della Marshall per cercare Atticus. Lui non c'era, ma c'era Lady Star che stava nascondendo qualcosa. Che cosa? Non si sa, non lo so. Vedremo, vedremo. Prossima missione: indennità di fine rapporto. Far crollare le sedie della Marshall sarà un'elegante vendetta. $40,000. Beep beep. Marshall is getting ready to host its annual expo. It'll be the perfect time to take Atticus down. Are you ready? Voglia. I'll let you know when we're in position. Good. I left you a thumb drive at a dead drop. You'll need the override codes on it. Grazie. Grazie signora Star. Una cosa che apprezzavo particolarmente di Saints Row 2: la possibilità di acquistare nuovi posti, nuovi nascondigli. Ed alcuni erano veramente belli, soprattutto la loro personalizzazione. Secondo me sotto... ma che bella quella macchina. Era veramente particolare, perché alcuni erano veramente belli. Ma sono le macchine che ho fatto io queste. Got the thumb drive. Ma è la mia macchina questa, è la mia macchina preferita. Vabbè, io salgo su questo. Myra, it's me. The crew's all set. Fantastic. Atticus will be unveiling Marshall's new AI-powered tank at our expo. Che fammi indovinare, dovrò far esplodere. Anche quella è un'idea. And how does that get Atticus fired? A public debacle like this will cause Marshall's stock value to plummet. Once the board loses enough money, they'll drop Atticus like a turkey. Ottimo. Vediamo chi è che stiamo chiamando. All right, team, we are go. What's your status? I tailed Atticus to the expo. He's getting ready to give a press conference. Good. I want his reaction on film. Pure. Voglio metterlo su YouTube. Marshall tank. Have them limber up them fingers. Eli. One more comms. I'm watching the market and I've already shorted the stock. Don't know what that means, but it sounds good. I'll just hit the tank and start blowing shit up. Va bene, va bene. Sto già iniziando ad arrivare, quindi non vi preoccupate. Perché io invece ho l'impressione che sia tutta una trappola e stanno aspettando effettivamente che io rubi quel blindato. Ah, distruggi i veicoli Marshall, ok. Nulla di difficile, insomma. Tanto proiettili infiniti, voglio dire. Ecco fatto. Semplice, pulito ed effetto. They've deployed the tank. Great. Now get it. Arrivo, arrivo, arrivo. You need to put the thumb drive in the control port. And at this point, sali però. Safer inside than out. Ho capito, ma vai. I'm in. Now what? Insert Myra's thumb drive with the override codes and you'll be good to go. What? Ottimo. That was easy. Guess Marshall never thought one of their bigwigs would help to boost one of their tanks. All right, now that everyone thinks you're Marshall's state-of-the-art AI tank, go forth and destroy. Does it matter what I blow up? Whatever can be blown up should be blown up. The more public, the better. There's a strip mall near you that would make a good target. Ma come faccio a cambiare arma? This is the best day ever. Come faccio a sparare con la torretta io? This is cathartic. Down for the camera. Ecco fatto. Come cacchio faccio a passare la torretta? Perché nessuno me lo dice? Gioco! Non riesco a passare. Non riesco a passare ed è un filo complicata la cosa. Ecco fatto. E che cazzo? Allora, c'è la possibilità effettiva di cambiare arma, ma il gioco non mi fa vedere come. È un problema tutto ciò. Ecco fatto. Questo carro armato è un filo lento. Dovrei aver distrutto abbastanza veicoli tutti assieme, no?
No? No? Va bene. C'è la missioncina, uccidici, distruggi 5 veicoli in un colpo solo. Non me ne fa neanche uno. Ecco fatto. Distruggi tutto quello che puoi. Ecco fatto. Io vorrei... Aspetta, sento un elicottero. Do, prendilo. Se solo sapessi come si usa il mitra, porca di quella miseria. Mina, what's Atticus doing? Is he pissing his bridges? Press is starting to turn up the heat. Here, listen. Our goal, Marshal, is to remove human. Vieni qua. Vieni qua che ti spacco. Then how do you respond ecco to fatto. Reports of a rogue tank wreaking havoc in the city? I say let a Marshal AI tank step in and stop it. How do you respond to reports that the rogue tank is in fact a Marshal AI tank? What? False accusations. I'm gonna sue you, your paper, and your entire fucking family. Preso. They're pulling him off stage. Oh, he looks pissed. Dai, 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 dai. Resta fermo. Preso. Shit. What is it? Stock price is going up. Wow, I'm destroying. Ovviamente, sai che novità. Probably because the stock price is so low. Someone must be buying it up. Okay. Vuole diventare azionista di maggioranza la vecchia. Giustamente, perché sennò come fa ad arrivare in cima? Io devo capire come cazzo. Come cacchio faccio a cambiare arma? E ho messo la radio per sbaglio. Distruggi la statua. Quale statua? Quella statua. Ecco fatto. Boh, forse non c'è un mitra, non lo so, ma in teoria deduco di sì, no? Vediamo, ci arriverò da qua. Colpita e affondata. Dove dobbiamo andare? Di qua. Problem here. Oh, ottimo. Can't move. Looks like the drivetrain is overheating. We'll run a remote coolant flush. Non riesco a colpirli. Colpiti. Aspetta gli hacker. Sì. It wouldn't have overheated if you weren't driving like a fucking rental. It's a simple fix. Hurry up. Come faccio a sparare con il mitra? Perché nessuno me lo sa. Now the guns aren't working. Ottimo. Vabbè, stiamo qui, aspettiamo. Thank you. Grazie. Should have stayed. I'm going around to the front of the stadium to blow the shit out. Aspetta, ecco. Ecco fatto. Devo passare di qua però, aspetta. Con molta difficoltà, man, ma really ecco fatto. Hey, Claude. How's that old fucker through? Catching. Catching. Atticus, you old coot. What's up? What do you want? No, I don't have time for this. Because of that Marshall tank busting up the city. What do you know about that? Forse perché ci sono sopra? What? Yeah, we hacked your tank. It's been me the whole time. You son of a bitch! You son of a bitch! On you. You won't, because I'm in your tank. Motherfucker! Motherfucker! Ecco qua. Se l'obiettivo della missione è vai e distruggi, non me lo faccio ripetere tre volte. Anche se vorrei sapere come cazzo io devo fare per... c'è un carro armato. Aspetta. Ecco fatto, prima che qualcuno lo attivi. È giusto che lo distrugga io. No, ma complimenti per il coraggio, soldato, eh. Distruggi 100 veicoli e siamo a posto. Vieni qua. Ecco fatto. Madonna mia, ma sta missione è solo vai in giro, spacca cose, continua a sparare con un lanciarazzi. Dai, comprati qualcosa di carino. Vendi a tanto, giustamente. Ok, as long as I get a cut.
Esatto, finché possiamo sparare ad Atticus, che cazzo mi cambia del resto? Parla con Myra. Certo che l'ho fatto. Now how's about we finish our deal? To the point, unlike it. Come to my office and we'll sign the paperwork. Arrivo subito, tesoro. Dove dobbiamo andare? A una cutscene. What the hell do you think you're doing? You're just in time for the vote. You think you could fire me? My family built this business. My name is on the goddamn building. Our stock. Mi ricorda moltissimo Spider-Man. It's the Saints. They exposed the frontier. They robbed my train. They ruined my good name. We've done the risk assessment, and you are a liability. Bullshit! This company's nothing without me. The motion is to terminate Atticus Marshall and appoint me chair of the board. All in favor? Una no, però, eh. All opposed? Anche io. You have a tie. Now what are you gonna do? Let's ask the tiebreaker. Ciao, Atticus. Spara ad Atticus, licenzia Atticus. Oh no! Cosa possiamo scegliere? Looks like you're all out of lawyers. E addio ad Atticus. Favorevoli? Contrari? You held up your end of the deal. And now so have I. The Saints are all yours. Thanks. Grazie. You made a good team. Don't go mistaking us for friends. This was business. You interfere with Marshall again, and you'll get the horns. Ovviamente, signora. Oh, sapevamo che sarebbe finita così. C'è ancora un punto che però vorrei mantenere in tutto questo. La mitragliatrice, quella che c'era nell'ufficio, e il blindato. Blindato principale delle industrie Marshall. Rinnovamento del quartier generale. Ci siamo. Vediamo, no, dobbiamo andare subito alla chiesa. Subito, si deve fare ora questo. We got the paperwork officially signed in the Saints back over to us. Plus, it looks like she's pulling back on Marshall's military escalation. All those checkpoints on the west side have cleared out. Guess we really scared them off. More likely the bad press was starting to build up. Even in this country, you can't militarize a city that much without pissing people off. Whatever the reason, let's take the win. Back to business as usual for the Saints. Dicevo, torniamo alla chiesa. Allora, quella è la chiesa ora. Perché ci sono dei grattacieli che escono dalle torri della chiesa? Vabbè, guarda, non importa. Andiamola a vedere subito. Vediamo. Ok, già che c'è questo qua in mezzo è wow. Devo dire che l'uscita dei, come si dice, di ste strutture di vetro non mi fa impazzire. Hanno tolto, ah no, i gattini ci sono ancora. Aspetta, devo vederli un filo più da lontano. I gattini ci sono ancora, ce n'è uno qui e uno qui, però ce n'erano di più, ce n'erano di più. Le statue qua davanti fanno la loro figura. Le statue del cimitero, forse è il caso di cambiarle visto che adesso la struttura è molto migliore. Qua è sempre buio come la merda, ma il giglio messo qui è stupendo. Veramente, come l'hanno rinnovato sto posto è magnifico, veramente bellissimo. Mi piace tutto questo oro, questo viola. Molto stile. La statua qua però non era d'oro. Oh sì, è sempre stata d'oro sta statua, sì. A quanto pare sì. E penso che sia l'unica cosa che ci sta bene, a parte il triceratopo. Ma ormai non ci serve più il triceratopo, sta bene questo. Abbiamo ottenuto, dicevamo, cos'è che abbiamo ottenuto? Non una di queste cose qua. Forse una di quelle medie. La mitragliatrice. Eccola qua. Però l'ho già vista io sta mitragliatrice. L'ho già vista da qualche parte, in un altro gioco anche probabilmente. Non ti saprei dire quale. Non ti saprei dire quale al momento, ma l'ho già visto. Il bar è bellissimo, veramente bello. L'alce qui forse la cambiamo, vediamo. Come sta l'armadillo? No, questo no. No, sta me... Perché
Perché è girato così, cazzo? Fosse dritto ti direi che starebbe benissimo. Eppure ad angolo, non sta bene ad angolo. Le armi messe così molto belle, davvero belle. Forse potrei mettere il mitra al posto del cannone. No, non sta bene qua, non sta bene qua. Se ci fosse stato lo spazio per un'arma media qui nel reparto armi l'avrei messo volentieri. Però no, non sta bene. E questa è la nostra stanza con il dipinto dei nostri compagni, dai. Ma perché? E questo è lo spogliatoio. Scusami, lo studio che abbiamo visto a inizio gioco dov'è? Di sopra? Sì, a questo punto mi sa di sì. O comunque... Da chiesa a castello, veramente bello. C'è un bar anche di sopra. Ma che figo. Ma che figo, c'è anche un bar qua fuori. No, dobbiamo vederlo tutto. Dai, hanno fatto una piscina a forma di giglio. Che figa, che figa. Il cimitero c'è ancora, dite? Sì, e l'hanno rinnovato anche questo. Ma che bello. Oh, complimenti agli architetti, veramente. Complimentoni. Ok, hanno rinnovato effettivamente tutta questa zona o sbaglio? Cioè tutto questo muro prima era distrutto, no? Ah, comunque la scala è figa come l'avevo detta. Era figa come l'ho descritta, che adesso è bellissima. È tutta splendida come vorrebbe un cazzo di palazzo. E questa qui che era la rimessa per le barche... Va bene, è diventata molto più decente ora. Lo so che mi sto sorprendendo per l'ovvio, per cose semplici, ma... Credetemi che tutta sta roba per me è incredibile, nel senso mi piace vedere queste cose. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.